Buongiorno e bentrovati. Da oggi inizieremo una nuova sequenza di esercizi. Siete pronti? Partiamo sempre con gli esercizi di riscaldamento cardiovascolare. Possiamo farlo sia sul posto che utilizzando un piccolo spazio o un corridoio, quindi con delle camminate o giri in cerchio. Iniziamo con 2 minuti di camminata sul posto. Via! Siamo a 1 minuto. Mancano 30 secondi. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno e stop. Ora 2 minuti di camminata avanti e indietro a velocità progressivamente più elevata. Via! Manca 1 minuto. Ultimi 30 secondi. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. E stop. Ora 2 minuti di camminata in cerchio sfruttando uno spazio più ampio o il giardino di casa. Via! È possibile invertire il giro.
Ultimo minuto. Ultimi 30 secondi. Ok, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno e stop. Proseguiamo il nostro riscaldamento coinvolgendo anche gli arti superiori. Marcia sul posto con delle circonruzioni delle braccia prima all'indietro per 30 secondi e poi in avanti sempre per 30 secondi. Ripetiamo per un totale di 2 minuti. Via! Cambio giro, all'avanti. Ok, cambio giro indietro. Cambio giro in avanti. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno e stop. Proseguiamo con spostamenti laterali verso destra, con ginocchia semipiegate e braccia distese in avanti, e poi verso sinistra per 2 minuti. Via! Manca un minuto. Mancano 30 secondi.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Proseguiamo con la marcia sul posto. Per complicare la coordinazione, solleveremo un ginocchio del braccio opposto, il tutto per 2 minuti. Questo esercizio andrà a stimolare sia la coordinazione che l'equilibrio. Via! Manca un minuto. Ultimi 30 secondi. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. E stop! Il nostro riscaldamento è concluso. Procediamo con gli esercizi di potenziamento degli arti superiori. Alleniamo ora i deltoidi. Questa volta aumenterò l'intensità dell'esercizio utilizzando dei pesetti da mezzo chilo oppure bottigliette d'acqua da mezzo litro. Dovrà essere fatto gradualmente in base alla propria percezione di affaticamento, senza esagerare. Seduti sulla sedia, mantenendo la schiena staccata dallo schienale, partenza con braccia lungo i fianchi, andremo a sollevare le braccia esternamente senza superare la linea delle spalle e ritorno. Quando sollevo le braccia andrò a buttare fuori l'aria e quando ritorno prenderò aria dal naso. Eseguire 3 serie da 12 ripetizioni con 20 secondi di recupero tra ogni serie. Eseguiamo ora l'esercizio. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Faccio una pausa di 20 secondi. Ultimi 5 secondi e riparto. Seconda serie. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E 12. Seconda pausa. E riparto. Terza serie. Via. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Stop! Ora andremo ad allenare il tricipite. Posizionarsi supini, sdraiati su una superficie rigida. Portare il braccio davanti a sé e flettere il gomito di 90 gradi. Per mantenere il gomito a 90 gradi, aiutarsi con la mano del braccio opposto, posizionata sotto al gomito come sostegno. Estendere il braccio e ritornare in flessione. Effettuare questo esercizio inizialmente con un pesetto da mezzo chilo oppure una bottiglietta d'acqua da mezzo litro. Con il tempo si può incrementare il carico in base alla propria percezione di fatica. Eseguire 3 serie da 12 ripetizioni per ogni braccio. Attenzione a non estendere completamente il gomito. La pausa di recupero di un braccio servirà per andare ad eseguire la serie nell'altro braccio. Espirare l'aria durante l'estensione, inspirare l'aria durante la flessione. Eseguiamo ora l'esercizio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Cambio braccio. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Cambio braccio, seconda serie. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Cambio braccio. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, terza e ultima serie, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Cambio braccio, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e stop. Inseriamo ora un esercizio per rafforzare gli addominali. Utilizzeremo un bastone. Gambe divaricate alla larghezza delle anche, mani una sopra l'altra che impugnano il bastone. Andremo a spingere il bastone verso il pavimento mantenendo la schiena eretta. Butto fuori l'aria quando spingo il bastone verso terra, come se lo dovessi piantare nel pavimento, e prendo aria nella fase di pausa. Questo esercizio attiverà in maniera isometrica i muscoli addominali senza sollecitare l'eventuale presenza di cicatrici, ma tonificando il muscolo dal profondo. Eseguire 3 serie da 12 spinte con 30 secondi di recupero tra ogni serie. Partiamo, via! 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ora una pausa di 30 secondi. Seconda serie, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 e 12. Stop. Pausa di 30 secondi. Terza serie. Via. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11 e 12. E stop! La nostra fase di rinforzo muscolare è conclusa. Procediamo con l'allenamento aerobico. Se abbiamo una sigletta in casa, possiamo eseguire 10-15 minuti partendo con un'intensità molto ridotta, a macchina spenta, ricordando sempre che per eseguire un buon allenamento aerobico, la respirazione durante l'esercizio deve essere accelerata, ma senza arrivare all'affanno che impedisca la conversazione. Se non abbiamo la cyclette, possiamo camminare per 10-15 minuti all'aperto o nel proprio giardino. Via!
Per aumentare la difficoltà possiamo o pedalare più forte oppure aumentare di un livello la resistenza della cyclette. Sono già trascorsi 5 minuti. Dai, ancora uno sforzo. La respirazione deve essere sì accelerata, ma non deve impedire una conversazione.
Sono già trascorsi 10 minuti. Forza! Regolate la velocità di pedalata in base alle proprie capacità. Possiamo fermarci. Lentamente rallentiamo la velocità di pedalata fino a fermarsi completamente. La nostra fase di allenamento aerobico è conclusa. Fermiamoci
Finiamo sempre il nostro allenamento con lo stretching dei distretti muscolari che abbiamo allenato. Per quanto riguarda gli arti superiori, eseguiamo l'allungamento del tricipite, portando il braccio flesso dietro la testa, creare la tensione tenendo il gomito con l'altra mano e spingendo verso il basso. Mantenere la posizione senza molleggiare per 10-15 secondi e ripetere la serie 3 volte per ogni arto. Via! Cambio braccio. Seconda serie, via! Cambio braccio. Cambio braccio. Terza serie. Via. Cambio braccio. E stop. Per quanto riguarda gli arti inferiori, eseguiamo lo stretching del quadricipite. Prendere il dorso del piede con la mano corrispondente allo stesso lato e cercare di avvicinare il piede al gluteo. Eseguire due serie da 30 secondi alternando le gambe. Per questioni di sicurezza è bene effettuare l'esercizio con un lato del corpo vicino ad una parete stabile per evitare perdite di equilibrio, oppure utilizzare una sedia. Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il piede con la mano, appoggiare il dorso del piede sopra una sedia, oppure afferrare i pantaloni. Via! Cambio. 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 E stop. Infine, allungheremo i muscoli flessori. Mani appoggiate alla parete, un piede in avanti con il ginocchio piegato e l'altro piede indietro con ginocchio steso. Sentire l'allungamento del polpaccio. Eseguire due serie da 30 secondi alternando le gambe. Evitare di molleggiare. Via!
cambio. 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 E stop. Si consiglia di eseguire ogni lezione per circa un mese, mese e mezzo, per 2-3 volte a settimana regolarmente. Ad ogni lezione andremo a sviluppare una sequenza di esercizi in progressione, che aumenteranno gradualmente le difficoltà, ma sempre svolti in sicurezza. Ricorda che la sedentarietà peggiora la tua condizione fisica e un regolare esercizio fisico aiuta a preservare il dono che hai ricevuto.